Buongiorno, allora, sempre 9 febbraio 2016, sono appena rientrato dall'intervento, cioè sono circa le 15:30 del pomeriggio. Vabbè, era a Milano, io vivo adesso a Lodi, e quindi c'era un po' di strada da fare, ma sono qua e come vedete vi guardo con i miei occhi operati. Adesso sto sostanzialmente bene. Vedo anche abbastanza bene, un po' appannato perché comunque c'è questo, a parte un po' di infiammazione dell'occhio, un po' di lacrimazione, più i vari colliri misti che ho in corpo, e poi comunque c'è dentro una lente nell'occhio, negli occhi mettono una lente protettiva, lente terapeutica che si tiene per una settimana per proteggere l'occhio in questa fase di, diciamo, guarigione dalla ferita, perché di fatto è una ferita che il laser fa sulla superficie della cornea. Niente, questo è quanto. Adesso sto bene, sono stato già avvertito sia dal medico che dalle altre persone che hanno fatto lo stesso tipo di operazione, cioè la PRK, che il giorno brutto non sarà sicuramente oggi perché c'è ancora un po' di effetto dell'anestesia, dell'anestetico locale. Ma sarà da domani sera fino a tutto il terzo giorno, diciamo, quindi il secondo giorno, fine del secondo giorno e il terzo giorno, ovvero oggi è martedì, quindi giovedì sarà un po' il giorno brutto e vi aggiornerò. Ci sarà un giorno di fotofobia, quindi non so se riuscirò a fare un video con questa luce, come vedete qua, sono in una luce piena e non ho nessun problema, non ho qui degli occhiali da sole. Che ho messo più che altro per proteggermi dall'aria quando sono uscito dal tragitto per arrivare all'auto, ma non ce n'è bisogno, nel senso adesso mi riposerò un attimo perché comunque è stata una giornata un po' stressante e dopo in un altro video vi racconto un po' l'intervento in sé.